È la settima vittoria consecutiva in casa, l'ultimo gol ce l'ha fatto la Fiorentina, sono passati tanti mesi, si sottolineano poco a volte questi dati, però questi sono numeri, al di là della prestazione di questa sera e della vittoria meritata. Sì, noi stasera abbiamo fatto una buona partita, secondo me la squadra non ha mai fatto male in questo ultimo periodo, poi però i punti diventano fondamentali e diciamo stasera forse con una squadra forte come il Napoli abbiamo messo qualcosa in più come andrebbe fatto sempre. Mi è piaciuto molto il fatto che è stato un momento nel secondo tempo in cui il Napoli stava salendo, stava mettendoci un po' lì nella nostra tre quarti, cioè non si era più padroni della partita come si era state prima, ma questa squadra ha avuto la capacità di cogliere l'opportunità, trovata la superiorità numerica ha preso in mano immediatamente la partita con un indirizzo unico, andare a fare gol e vincerla, anche questo è molto importante. Sì, la squadra stasera ha ragionato in maniera corretta, più tempo è andata a forzare, ha recuperato palla spessissimo alta, è andata a ribattere poi su qualsiasi iniziativa prendesse il Napoli. Al secondo tempo avevamo spesso un po' di energie, ci siamo abbassati e siamo stati nelle condizioni di doversi difendere, l'ha fatto da blocco squadra tutti insieme, per cui sintomo di grande maturità. Alberto? Buonasera mister. Buonasera. Quanto c'è di pazza Inter nella traversa colpita dopo 3 secondi e nel gol in pieno recupero? Sì, va bene, però poi questi sono episodi, quello all'inizio dove la qualità e l'astuzia di un calciatore va a prenderci tutto il vantaggio che poteva essere concesso in quel momento lì. E poi il gol da ultimo, ma quello è sintomo di una mentalità della squadra che non è andata mai ad abbassare il livello di gioco, mai ad abbassare il tentativo di andare a portare a casa 3 punti, e dentro c'è una partita sviluppata molto bene. Umberto? Buonasera mister, volevo proprio segnalarle questo: dei 30 gol fatti in campionato dall'Inter in quest'anno, 12 sono arrivati negli ultimi 15 minuti finali. Segno questo che l'Inter non molla mai, ma soprattutto sta molto bene a livello fisico. Sì, noi abbiamo fatto bene anche stasera sotto l'aspetto della corsa, sotto l'aspetto dei numeri. In alcuni momenti abbassiamo quello che è il livello di questa è una situazione, la gestisco io, ci metto un punto e la direziono dove voglio io, di metterci proprio il marchio del brand del calciatore. E la rimettiamo sempre in discussione questa palla, come è successo poi quei 15 minuti, abbiamo durato molta fatica, lì abbiamo perso un po' di entusiasmo, però quando si è ripresentata l'occasione poi, al di là anche di quello che mi aspettavo, siamo ripartiti forte e siamo andati a tentare di fare il massimo dentro la gara, perché è quello che volevamo. Grazie mister. Grazie, grazie. Adesso Empoli senza Brozovic, che uno difidato. Sì, è vero, è difidato e squalificato, però poi João Mario è salito molto come condizione, come qualità di gioco. Borca, fino a che ce la fa, è un calciatore fortissimo, poi ogni tanto, siccome spende molto, deve abbassare la corsa, rientra Nainggolan, per cui insomma noi siamo a posto. Grazie. Grazie mister.